Se diciamo che per interpretazione, mentalità, intensità è stata forse in 35-40 minuti migliori che abbiamo visto fare al Teramo quest'anno, ho esagerato? No, è stata una prestazione ottima. Oggi il rammarico è solamente il risultato, perché poi in relazione all'avversario che avevamo davanti un avversario che nelle ultime, con oggi 20 partite, ha fatto 18 vittorie e 2 pareggi, nel 2022 non aveva ancora preso gol. Insomma, il ruolino di marcia del Modena la dice lunga su quella che è la qualità di questa squadra, che insieme alla Reggiana sono le squadre nettamente più forti del campionato. E la squadra ha giocato, secondo me, una grandissima partita per qualità, per intensità, per tecnica, per atteggiamento. Quindi quando esci c'hai il rimpianto del risultato, perché poteva essere benissimo diverso, perché sul campo e ai punti avremmo meritato di più, c'è dispiacere. Dall'altra sono estremamente fiducioso, perché se continuiamo a giocare così è chiaro che il nostro obiettivo lo raggiungeremo velocemente. Quindi un'ottima prestazione, il pareggio ci poteva stare alla fine. Ah sì, assolutamente. Io penso che ci sono state tante mini partite all'interno della stessa. C'è stato un primo quarto d'ora dove secondo me siamo stati eccezionali, dove abbiamo sbloccato la partita, ma abbiamo fatto la prima costruzione con grandissima qualità. Avevamo la sensazione di essere sempre pericolosi e uscivamo dalla loro pressione, dal pressing con facilità. Poi è venuto fuori il Modena, che ha talento a non finire, forza fisica, che ci ha fatto abbassare il baricentro e ci ha messo in difficoltà, anche se l'episodio del gol è un episodio, siamo a raccontarci sempre questi dettagli che però cominciano a pesare e a stancare, perché con la Pistoiese è un episodio dell'arbitro, ci ha precluso di fare risultato pieno. Oggi fischia punizione, rossette sulla palla, ha praticamente l'arbitro fischiando, ha fatto ostruzione a Rossetti, hanno battuto e ha lasciato giocare e poi la palla è arrivata a Tremolada, che da 25 metri ha trovato un grandissimo gol. Ma è chiaro che il Modena e questi calciatori che non appartengono alla Serie C non hanno bisogno di questi dettagli e di questi vantaggi. La partita, chiaro che quella è stato un episodio estremamente importante, perché ci ha precluso di andare in vantaggio alla fine del primo tempo e di interpretare la ripresa in altra maniera. Detto questo, poi nel secondo tempo penso che la squadra abbia giocato veramente, veramente bene. C'è stato l'episodio del calcio di rigore, però abbiamo spinto, abbiamo tenuto la palla con grande velocità, con grande tecnica, è stato bravo Gagno in un paio di circostanze, quindi sono contento della prestazione dei ragazzi. C'ho il rammarico del risultato, perché i ragazzi meritavano di uscire con un risultato migliore. Cavalcando un po' quest'onda del rammarico, quando hai messo Rosso e Cisco, magari volevi giocare più in ampiezza e non l'hai avuta, nel senso magari ti aspettavi qualcosa in più dei cambi che in quel momento avrebbero potuto incidere di più? Sì, no, diciamo che Rosso secondo me è entrato molto molto bene, perché si è mosso in quegli spazi di mezzo tra il loro terzino, il loro centrale, alle spalle dei centrocampisti, e ci ha dato grande continuità di palleggio. Abbiamo alzato nettamente il baricentro e li abbiamo schiacciati nella loro metà campo. Cisco avrebbe potuto fare di più, perché lo abbiamo liberato in due o tre occasioni in uno contro uno, e quello che è il suo habitat naturale doveva e poteva incidere molto di più. Detto questo, penso che l'atteggiamento con i quali sono entrati sono stati positivi. Anche nel finale abbiamo sbagliato qualche scelta, però gli ingressi di Viero e De Grazia ci hanno fatto alzare il baricentro e abbiamo pressato, ha messo pressione fino all'ultimo secondo. Quindi sono contento. Mister, la nota stonata all'infortunio di Bois, se hai già qualche notizia. E questa è la nota stonata, sì. Perché per l'appunto al ventesimo
ci ha cambiato un po' il piano partita, no? Però sono cose che possono capitare. E ieri avevo detto, proprio ieri in conferenza, mi auguro di finire questo tour de force sfiancante con tutto il gruppo a disposizione. Purtroppo Bois ora dovrà fare tutte le valutazioni del caso. È chiaro che sembra un infortunio muscolare sul flessore, però l'entità andrà valutata nelle prossime ore. Inizio, come si passa da una corazzata come il Modena, poi dopo tre giorni a uno scontro salvezza in piena regola contro una squadra in difficoltà come il Grosseto? Chiaramente il piano partita sarà un po' diverso. Sì, la strategia, gli avversari sono diversi, però il nostro atteggiamento no. E noi siamo entrati con il Modena non per fare la vittima sacrificale, come vi avevo detto, noi ce la siamo giocata andando alla ricerca dei punti e di provare anche a vincerla, perché io penso che con questa mentalità poi si raggiunga i nostri obiettivi più velocemente, anche perché se aspetti il Modena negli ultimi 30 metri, poi è chiaro che o Minesso, o Tremolada, o Gunseye, o Longo, o Azzi e chi ne ha più ne metta, poi trovano la giocata risolutiva, perché sono giocatori di talento, hanno spessore, quindi è normale che fosse così. E invece questa interpretazione ci deve contraddistinguere sempre, perché è la nostra identità e lo dobbiamo mettere in campo anche con il Grosseto, consapevoli che la partita sarà diversa, però il nostro spirito non deve cambiare mai. Difficile sarà mantenere alta questa intensità, questo atteggiamento di affrontare anche un avversario come il Grosseto con questa concentrazione massima. Sì, però ultimamente questa è una cosa che ormai c'è sempre appartenuta, perché anche quando abbiamo preso gol nei minuti iniziali con Viterbese e nell'ultima partita a Gubbio, però se la squadra non è concentrata e non ha atteggiamento e non ha spirito, non ha nemmeno la forza di andarle a riprendere questi tipi di partite. Quindi il nostro deve essere, questa partita e questo risultato ci deve dare tanta rabbia, tanta motivazione, perché siamo usciti sconfitti e sul campo non lo meritavamo. Quindi questa è rabbia da sprigionare con il Grosseto in uno scontro diretto per la salvezza. Oggi magari in modalità differenti, ma anche dopo il 2-1 del Modena si è vista comunque la capacità di reagire, perché la squadra non è uscita dalla partita, ma ha provato a recuperarla. Magari in maniera più evidente si è vista Viterbo e si è visto a Gubbio, però questa capacità di reazione nella prima parte del campionato forse non c'era o c'è stata poco. Adesso c'è. È una cosa che magari è anche diretta conseguenza dei nuovi arrivi più esperti, o una cosa sulla quale avete lavorato? No, ci abbiamo lavorato, ma è vero anche che all'inizio della stagione questa squadra dal punto di vista emotivo era una squadra estremamente forte, perché non vi dimenticate che alla terza di andata andammo a Modena e facemmo 0-0 contro una corazzata, anche la prima con Lentella, che era una retrocessa dalla Serie B, andammo a giocarci la partita, quindi questo spirito c'è sempre stato. È mancato quando non siamo stati bravi a isolarci in quelle cose dove, ve l'ho detto più volte, anche io non sono stato bravo magari a trasmettere qualcosa di diverso ai ragazzi, che alle prime difficoltà all'interno della partita poi ci facevamo travolgere. Ora questa cosa qua è stata superata, la squadra ha acquistato, l'età media della squadra è notevolmente cresciuta, e quindi è normale che ora sappiamo reagire alle difficoltà con altra maturità e con altro atteggiamento. Quindi mister, il tandem Arrigoni-Rossetti sta diventando una delle certezze di questo termine, non credo? Sì, ma un po' tutti sono certezze, perché ogni tanto cambiano interpreti e le prestazioni non cambia l'identità di gioco, quindi questo mi rende orgoglioso, perché è sinonimo dell'impegno e della professionalità che ogni singolo ragazzo mette in ogni allenamento. Quindi Rossetti è stato un ragazzo che ha, tra virgolette, sofferto a trovare minutaggio nella prima parte di campionato, poi ha capito i propri errori, si è migliorato come calciatore e ora sta avendo spazio, ma così vale per tutti quanti.